Cosmos TV non poteva mancare lo sport e noi abbiamo ideato ben due trasmissioni. È molto giovane ma molto esperto, soprattutto per quanto riguarda lo sport. Carmine Marino, salve, ciao! Salve Annaveli e un saluto ai nostri telespettatori. E allora, tu avrai il compito di occuparti di sport. Ben due sono i programmi ideati per questo settore. E allora, raccontaci. Sicuramente l'appuntamento di punta si consumerà il lunedì sera in prima serata. Infatti Cosmos in Campo approfondirà i temi dello sport locale interessandosi dei vari eventi sportivi. In compagnia di Pierluigi Paciello approfondirò le vicende della fine settimana spaziando dal calcio al calcio a 5, passando per la pallavolo e gli sport di squadra, nonché le discipline individuali. Cosmos in Campo approfondirà con uno spirito corsaro e tenace i vari temi, proponendo ovviamente le immagini dei migliori eventi sportivi della settimana, a cui si accompagneranno le telecronache in versione integrale in onda nel corso della settimana, secondo il meccanismo della multiprogrammazione. Insomma, attenzione allo sport, non soltanto al calcio, ma anche ai cosiddetti sport minori. Noi non faremo discriminazioni, daremo grande spazio ovviamente al calcio a 5, ma ci occuperemo anche ampiamente di pallavolo, oltre che degli altri sport che possano creare le premesse per una migliore partecipazione anche del pubblico alle vicende sportive, a cui si accompagnerà infine Minuti di Recupero, lo spazio del venerdì che presenterà sotto il profilo tecnico e statistico la giornata sportiva, un approfondimento breve, veloce ma completo che illustrerà le squalifiche, presenterà i turni dei vari campionati e soprattutto offrirà l'agenda degli eventi sportivi ai nostri telespettatori. Ricordo inoltre le telecronache che andranno in onda durante la settimana, perché proporremo sempre e comunque il meglio del calcio locale. Ha detto tutto Carmine Marino, grazie. E ricordate, su Cosmos TV lo sport gioca sempre in casa. A settembre, grazie. Spazio all'attualità, allo sport, a tanto altro e non poteva mancare il divertimento. Adesso ragazzi siamo proprio con un personaggio, il personaggio Lucio Mori. Sì, vengo dal giurassico della televisione. Beh, questo significa che hai una lunghissima esperienza alle spalle. No? Era spiritosa? Ma no, tu lo sei davvero un personaggio, sei conosciuto nel Vallo di Diano, ma che dico anche fuori dai confini provinciali. Ma se sono due giorni che ci conosciamo io e te. Ma mi hanno parlato bene di te, Lucio. Ah. Su, prestati alla parte. E niente, mi hanno messo qui, come avete visto, in mezzo a questa bellissima gioventù. Ci voleva pure chi facesse la parte del Matusa. Il legame col passato. Lasciamolo perdere, faccio certe figuracce in televisione. Non è vero. Lo sai? No. Mi mandano nei telericordi, non so come si dicono, 25 chili fa. Accidenti. E circa 20-25 anni fa. E la gente mi ferma per la via e dice, ma guarda quanto fai schifo, non ti vedi come eri. Non è vero, non è vero. È senti, così. Tu sei un personaggio chiave. Tra le altre cose, ti occuperai del quiz. Io non oso dare il titolo del quiz perché voglio che sia tu a farlo. Ma niente, sarà un quiz così particolare. Il titolo anche penso che sia particolare. Non so se riusciamo a capirlo. Chi sala... chi sciapa? Mistero. Traduzione? Ma sala, a parte che siamo a sala. Certo. Non poteva mancare un piccolo richiamo al posto. Sala è chiusa al sale, chi lo sa usare? Mm-hmm. Chi sciapa è un termine che non esiste, ma a me è piaciuto per dire chi usa senza sale. Tant'è vero che ci sarà un premio, lo sai? Accidenti, anche un premio. Certo, ci sarà un premio.
chi vincerà un chilo di sale. Accidenti. Quello che sciapa, per abituarla a salare, vincerà un chilo di sale. Perfetto, allora sarà un quiz, scendiamo nel particolare. Tu, come dire, sonderai un po' l'esperienza, la conoscenza dei partecipanti al quiz. Ma veramente non lo so ancora. Comunque, vedremo. Sarà un quiz in cui sicuramente metterò assieme due persone, due personaggi, due famiglie, una coppia. E ci sarà questa sfida. Un po' di sale e un po' di sciapito. Sciapa di per sé, ho detto, non esiste. Sciapito è una forzatura di scipito, insomma, si capisce. E quindi saranno questi due termini a individuare i due elementi del quiz. Potremmo fare delle domande di conoscenza generale, così come potremmo fare delle prove di abilità pratica, abilità manuale. E incroceremo le cose, vedremo quello che ne uscirà. Ne vedremo delle belle sicuramente, grazie al grande Lucio Mori. Di belle veramente ne vediamo parecchie su questa TV. Anche alle offerte per dare visibilità alle aziende, ma anche alla moda per dare risalto alla bellezza e anche all'oroscopo. Spazio ai giovani. Diceva bene Lucio Mori, tante le bellezze di Cosmos TV, ne ho a fianco proprio due. Ve le presento, sono Adriana Garzione e Adina Petreus. Ciao ragazze! Ciao! Ciao. E allora, diciamo prima di tutto che voi vi occuperete di diversi programmi, alcuni in comune. Uno di questi è l'oroscopo, voi sarete insomma le nostre esperte degli astri, però farete anche altre iniziative. C'è ad esempio Moda Senza Parole. Allora Dina, di che si tratta? Allora, grazie alle nostre esperienze lavorative nel campo della moda abbiamo deciso di organizzare queste sfilate. Si faranno due sfilate annuali, autunno-inverno e primavera-estate. E si organizzeranno nelle varie location del nostro territorio. Adriana, come mai la scelta di questo titolo, Moda Senza Parole? Sì, perché allora questo titolo l'abbiamo scelto perché cioè non sarà organizzato senza conduttore. Parteciperanno a partire dai negozi per bambini fino ad arrivare all'alta moda. Spazio dunque alla moda, ma tu Adina ti occuperai anche delle offerte della settimana. Sì, in pratica andrò nelle varie attività commerciali dove intervisterò gli esercenti che ci metteranno al corrente, ci metteranno in vetrina le loro offerte settimanali. Perfetto, adesso invece ritorniamo a te Adriana per sottolineare che tu ti occuperai anche di sport. Anche per te una domanda d'obbligo, tu ti intendi di sport? Abbastanza, sì. È un settore che mi piace molto affrontare, infatti in studio leggerò le grafiche, i commenti dal quale affiancherò a Pierluigi e a Carmine Marino. Lo sport, come ti ho detto, mi piace e lo pratico anche, proprio appunto per questo motivo mi sento pronta di stare in studio. Perfetto, allora grazie ad Adina Petreus, Adriana Garzione.